Allora, mister Totti, finita 1-1, diciamo così, forse un primo tempo in cui favorevole all'Aquila. Poi nel secondo tempo però siete usciti alla distanza, al di là dell'incrocio dei pali colpito dall'Aquila nel finale, comunque una buona prestazione da parte della squadra. Sì, diciamo che hai detto bene tu, il primo tempo a vantaggio dell'Aquila, il secondo tempo abbiamo fatto molto meglio noi e penso che il risultato di parità sia giusto, insomma, questo ha detto il campo. Ecco, mister, volevo chiedere, a questo punto le speranze di arrivare al secondo posto si riducono? Si riduce, mancano, noi dobbiamo giocare ancora due partite, l'Aquila ne deve giocare tre. Noi dobbiamo cercare di fare i punti dovunque andiamo, poi alla fine si tireranno da sopra, non è che. L'Aquila poi le deve vincere tutte e tre le partite, per cui non è così semplice perché in questo torneo le squadre sono tutte agguerrite, non ti regala niente nessuno. Per cui, ripeto, noi te l'ho detto ieri, no? Ci siamo sentiti, noi dobbiamo finire bene, poi vediamo alla fine dove saremo arrivati. Mister, le faccio l'ultima domanda. Blanco che si è fermato dopo 9 minuti, per quale motivo? Quale Ha avuto problema? un risentimento all'adduttore destro. Ma già ce l'aveva avuto dopo la partita di mercoledì perché sul campo in sintetico ovviamente i problemi escono fuori, ce l'aveva lui, ce l'aveva Pendenza, ce l'aveva Spinola e diciamo abbiamo cercato di recuperarlo in tutte le maniere, però dopo quando ha fatto il primo scatto e poi è andato a saltare a destra ha sentito indurire l'adduttore e quindi ha chiesto la sostituzione. Grazie, mister. Prego. Dopo l'uscita di Blanco, l'ingresso di Vincenzi, cioè da una punta a un centrocampista, Ma come non è un centrocampista, Vincenzo è un trequarti, per cui doveva andare a fare un determinato tipo di lavoro, di andare a non far giocare Catalli. A un certo momento l'ha fatto, dopodiché non l'ha fatto più perché era stanco anche lui e quindi poi è uscito e è entrato un altro giocatore. Però Vincenzo ha fatto la sua parte come tutti, per cui non posso dire niente ai ragazzi perché abbiamo incontrato una squadra forte e noi credo che siamo stati alla loro altezza, per cui va bene così. Era l'avversario che ti aspettavi oggi, quest'Aquila. Sì, l'avversario conoscevamo, le qualità che c'aveva, una squadra che palleggia, noi abbiamo cercato di limitarlo. Il primo tempo l'hanno fatto abbastanza bene perché noi non riuscivamo proprio a uscire sul play, su Catalli e giocavamo troppo, un po', in maniera un po' troppo facile. Abbiamo fatto questa sostituzione proprio per evitare questo, però ripeto, l'hanno fatto bene il primo tempo, però poi il secondo tempo penso che la mia squadra abbia meritato il pareggio.